Quindi per l'università si prospetta sempre di più un futuro presso l'ex caserma Montelungo Colleoni. Sì, diciamo, il progetto più importante dell'università degli ultimi anni e anche per il futuro. L'insediamento nel complesso dell'ex caserma rappresenta un atto, diciamo, strategico nello sviluppo della presenza dell'università nella città. Verranno realizzate delle nuove residenze universitarie e ci sarà il nuovo centro universitario sportivo. L'auspicio dell'università è che questo non sia solo un centro di servizi, ma rappresenti per i nostri giovani, ma anche per la città e per tutto il territorio, una riqualificazione urbana di un pezzo della città, ma che sia anche un centro di aggregazione sociale. La nostra università, con questo insediamento, si diffonde ulteriormente nella città e nel suo territorio. Io l'ho definita in questi giorni una vera e propria dorsale della cultura, che parte dai nostri insediamenti in Città Alta e scende nel complesso di Sant'Agostino, nell'82 del Baroni che ci verrà consegnato nel maggio del 2016, passando dall'Accademia Carrara, dalla GAMEC, il Museo Bernareggi fino appunto alla caserma Montelungo. Quindi questa è una nostra scelta di una università nella città. Una università che è qualcosa di più di un osservatorio permanente della città. Sì, con questa scelta evidentemente l'università vuole essere anche, diciamo così, un avamposto territoriale, perché le università europee oggi si sviluppano nelle città. Noi siamo andati ad osservare che cosa succede un po' in Europa, quindi abbiamo osservato altri progetti come quello della Freie Universität di Berlino piuttosto che Heidelberg, e quindi le università oggi hanno questa visione territoriale, e quindi questo progetto si inserisce, diciamo così, perfettamente in una visione europea di università. Quindi è una scelta importante che spero venga condivisa e venga, diciamo, apprezzata e venga sempre di più vista come una scelta dell'università per il suo territorio.